E adesso rimaniamo sempre nell'ambito musicale, ma qui con me c'è Barbara Passerini. Ciao Barbara, oggi ciao ovviamente è una tutti. Giornata speciale perché è il giorno di Natale, anche tu sei qui a lavorare qui con noi. Assolutamente, come potevo non essere qui con te Federico e con i nostri carissimi telespettatori che anche oggi, il giorno di Natale, sono qui con noi. Come abbiamo pronunciato, rimaniamo nell'ambito musicale, adesso è arrivato il momento del Coro Nisea di Teramo. Coro Nisea che ha fatto questo meraviglioso concerto nella chiesa di San Domenico, da poco tra l'altro restituita alla collettività perché ha goduto di un importante restauro che l'ha riportata all'utilizzo, e quindi insomma si ringrazia anche la parrocchia di San Domenico per aver dato l'opportunità al Coro Nisea di svolgere lì questo meraviglioso concerto di Natale cantando En Navidad, un concerto un po' diverso perché è tutto su musiche del Sud America. E quindi comunque è anche bello ascoltare questa tipologia di musica per un Natale, diciamo così, non siamo abituati per una tipologia di musica, però ascoltare e scoprire una musica latina è anche piacevole. Sì, è piacevole ed è un richiamo alla fraternità dei popoli, quindi all'integrazione. È un concerto che è stato voluto così proprio per regalare ancora una volta un messaggio importante che è quello della coesione tra i popoli, della pace e della fratellanza. E questo è un importantissimo messaggio, quindi l'hai presentato, andiamoci a godere questo coro di Teramo. Natale non è Natale senza i cori che allietano le giornate di festa con i canti popolari della tradizione. Il Coro Nisea anche quest'anno ci ha regalato un emozionante momento di musica con il concerto Cantando en Navidad, che si è tenuto nella splendida chiesa di San Domenico, da poco restituita alla collettività dopo i lavori di restauro. La presidente dell'Associazione Nisea, Francesca Persia, ha voluto sottolineare il messaggio di pace e fraternità che la musica e questo concerto portano con sé. A esibirsi davanti ai tanti attenti spettatori, il Coro Polifonico Nisea, il Coro Accademia Alma Vox di Roma, oltre all'amatissimo Coro di Voci Bianche Nisea, che tante prestigiose collaborazioni vanta nel corso della sua attività. A impreziosire il tutto, la voce del tenore solista Roberto Iachini. Thank you.
Il concerto, realizzato grazie a Fondazione Tercas e all'assessorato alle politiche sociali della Regione Abruzzo, è stato diretto dal maestro Claudia Morelli e ha proposto le opere Misa Criolla e Navidad Nuestra del compositore argentino Ariel Ramirez, scomparso nel 2010. Il pubblico attento e partecipe ha molto apprezzato la tecnica e la maestria degli esperti cantori adulti, ma è letteralmente esploso in fragorosi applausi al canto dei piccoli cantori del coro di voci bianche, che ha rallegrato e commosso con le arie più note della tradizione natalizia da tutto il mondo.